E schiera tutti da Moxie. Ed schiere tutti da Omega e bentornati in una reaction ai vostri mazzi. Wow! Signore e signori, naturalmente questa serie doveva essere super presente, ovviamente. Eccoci qui dopo 3 mesi perché abbiamo 100.000 impegni. Chi è Vox Populi che ci manda il mazzo di oggi? Vox ormai è, possiamo dire, un amicone. Assolutamente sì. Assolutamente un amicone, nonché un collega content creator. Vi lasciamo in descrizione qualche suo canale, tra cui il canale Magic the Ignorant qui su YouTube, che è sensazionale, bellissimo. Ci manda il video del suo commander Latril, lama degli elfi. Particolare. Che io ho già visionato, quindi oggi sarà Omega a reagire al suo video. Allora, devo dire che mi aspetto grandi cose da te, Vox, per ovvi motivi. Moxie mi ha detto che non è un qualcosa di ultra pimp, ma che ci sono quelle 2 o 3 chicche che bastano e avanzano. Ragazzi, signore e signori, nel caso questo video dovesse piacervi, mi raccomando, lasciate un bel like, arriviamo a 100 like. Assolutamente 100 sì. Like per una prossima reaction. Potete uscirci i vostri mazzi per una prossima reaction su tutti i nostri social, in direct su Instagram. Mi raccomando, uscitecene tanti, ce ne avete usciti tantissimi, ma continuate a farlo perché a me piace un sacco vedere i vostri mazzi usciti in chat. Ma comincia, vai. Cominciamo. Allora, non conosco questo comandante. Minacciare quando infligge danno da combattimento a un giocatore crea altrettante pedine guerriere elfo 1-1 verdi, tappa 10 elfi. Ah, ok, ho capito chi è. Tappa 10 elfi, ogni avversario perde 10 vite, tu guadagni 10 vite. Signore e signori, let's start. Ripeto, non so cosa aspettarmi dal buon Vox. Ok, sta lagando tutto. Ok, allora, Tivar, bellissima versione full art, non è foil. È un planeswalker che rompe decisamente le balle, molto, molto antipatico. I mazzi elfi non mi stanno molto simpatici di solito. Vediamo se anche questa volta soddisferà le mie paturnie, no? Arcieri della cicatrice frastagliata. Sono una forza costituzione. Ok, niente di... Ovviamente noi diciamo che non ci stanno simpatici i mazzi elfi, ma voi potete giocare a quello che vi pare, no. Assoluta. Non giocate elfi, non giocate mono nero, non giocate mono white. Intanto il cavaliere di ghiottoni, questa è roba questa tua. Questa è roba bella. Quanto sono belli i ghiottoni. Un bel 4-4 a costo 6 che fa pedine. Raggiungere 2-2, questo è il classico con tocco letale reach. Perfetto autoritario, ok. Classico +1/+1. Mi hai detto che ci sono bombe, fino adesso sono tiro, sì, ma sì. Aspettiamo. Sharpshooter elf. Intanto, ragazzi, fino adesso, a parte tutto, mi sembra un ottimo mazzo, ma ripeto, non mi aspetto nulla di meno da un giocatore con tanta esperienza come Vox. E ne ha davvero tanta. Sì, davvero davvero tanta. E speriamo di poter fare qualcosa assieme un giorno, sempre tentando di incastrare tutto. Drider, costo 5-4-3 raggiungere. Quando infligge danno al combattimento a un giocatore, crei una pedina ragno, ok. Minacciare a raggiungere, ci sta. Non conoscevo sta carta ed è interessante. Guardiana dell'essenza, guadagno ci sta vite. Benissimo. Facciamo tanti elfi, tante pedine. Quando muore riprendiamo un elfo dal cimitero. È sempre bello vedere i vostri mazzi, non come intende Moxie, questa volta nel vero senso della parola, perché conosco carte che magari non andrei mai a cercarmi. Giusto. E le posso riutilizzare io nei miei, nei nostri mazzi. Ma quindi infatti con questi video impariamo noi, imparate voi, perché magari vi diamo consigli, ma ne date anche voi tanti a noi, perché non è che possiamo conoscere tutte le carte del mondo. Tipo, sto quando lanci un elfo, puoi creare una pedina guerriero elfo, non è mica bello. Male, sono 2 elfi al costo di 1, io già non la conoscevo, +1/+1 classico, ed è un arcitoide. Io ho guardato l'abilità e non ho guardato l'art, ed essendo un art che non conosco, un art non caratteristica, diciamo. Sciamano della banda, quando entra fa perdere vita per il numero di elfi. Sfrecciatrice di Lissana. -X, dove X è il numero di elfi che controlli. Carino, interessante, quindi abbiamo bisogno di fare tantissime creature. All'inizio al mantenimento ogni giocatore sacrifica una creatura non elfo, bello. Zumar Verti Golgari, ok, questo dovrei conoscerlo. Quando entra nel campo di battaglia riprendi una carta permanente del tuo cimitero. Sì. Bella, mi piace per elfi, per lande, insomma, per tutto. Abominio di Llanowar ci sta, diventa sempre grosso, è sempre ovviamente la chiusura, una delle nostre carte preferite. No, io la odio. Mi piace un sacco. No, ok, Priest of Titania, bellissimo, classico, ci sta. Elfo Araldo, che fa appunto il classico Araldo che fa da tutore. Inoltre aggiunge anche un mana in questo caso, ottima, ottima carta. Tribù di Llanowar, 3 mana per un 3-3, ci sta. Riss, l'esiliato. Attacca, guadagni una vita per ogni elfo che controlli, buono. Qui possiamo anche sacrificare un altro elfo e lo rigeneriamo anche. Buono. Quindi ce lo salviamo. Io conoscevo il Redento, che è quello con il bianco. Esatto. Folla di elfi, sono pari al numero di...
DDD, permanenti verdi che controlli, non può essere bersaglio di magia o abilità controllata da entro gli avversari. Questa diventa grossa Bel palo, ed è un bel questa. palo. Tappa 4 creature stappate e distrugge un artefatto incantesimo, bellissima anche questa. Pastore di magia vuota, ok, questa la conoscevo. Marwyn, la nutrice, questa la odio tantissimo. Questo Vox, questo è uno di quei mazzi che io non voglio trovarmi contro. Oddio, in multiplayer, Ci potrebbe stare sì, in multiplayer. multiplayer ci sta a giocare in tanti, in uno contro uno, banalmente. Trovi una cosa simil così su Ribalti il Arena, no, tavolo. lanci il telefono, Su distruggi Arena lo sì. schermo. Veramente, Marwyn è Eh sì, spettacolare, è eh una sì, sì. bomba, cioè. Ok, altro Lord degli Elfi, ce ne sono un casino di Lord degli Eh sì, Elfi. eh. Ammiratori maschi, Come noi, come come noi, noi. che fanno? Chiedo scusa. Quando entrano, pesca una carta, quando lanci una magia creatura puoi pagare due, se lo fai li riprendi dal tuo cimitero. Ok, una carta che comunque può ritornare. Elfi Elfi di di Lanuar. Llanowar, ok, quarta edizione. Sussurratera di Llanowar, anche questo è molto interessante, è uscito da poco, si è guadagnato già un posto comunque come base, base dei Commander. 2-2 travolgere a costo 4. Quando entra, rivela le prime 4, aggiungi alla tua mano tutti gli elfi. Cioè, renditi Madonna! conto, Buono, questa carta è bello. top proprio per gli Bello, elfi. interessante, sì, davvero. Incanalatore di Bosco Cavo. Aggiungi X mana, dove X è il numero di elfi sul campo di battaglia, di un qualsiasi colore. Il Bella sta che non è carta. male. Anche appunto non in monogreen, qui abbiamo verde e nero, ma anche in altri tipi di mazzo. Allo Azorius Sauro Shepherd, Shepherd. vabbè, non poteva mancare. E Assolutamente abbiamo no. comunque già una bomba, perché comunque Certo, il suo costino certo. ce l'ha, niente di esagerato. Sentinella, va bene, classico dropa 1, tranquillo, che sempre ci sta. Cos'è questo? Dwynen Dain di Foglia Dorata, costo 4 per un 3-4 con raggiungere, gli altri elfi che controlli prendono più 1 più 1, ogni qualvolta Lei, Dwyren la zia. Ok, attacca guadagni un punto vita per ogni elfo attaccante che controlli. anche qui è tanta roba che fa Fa guadagnare tante cose, vite. Bello, bello, bello. sì. Strano, l'avrei dato più per un bianco, un classico appunto Rishir Redento con il bianco. Ma invece con il nero ci Invece sono no. tante cose che guadagnano vite, cosa che io ad esempio non avrei neanche pensato. Elfo mistico, Vabbè, classic, chiaramente. classic. Se Mi non lo sembra mettiamo qua. tanto un upgrade del deck precostruito. Con questa comandante, probabilmente mi sto sbagliando, forse questa comandante è di un deck precostruito, correggetemi nei commenti come al solito. Mi sembra un upgrade di quel mazzo, quindi la cosa può venire anche utile nel caso vogliate fare una Assolutamente. cosa simile. Araldo di Gea, le creature non possono essere neutralizzate da magia o abilità. Classico come l'Allosaurus, ormai voce dei boschi, costo 5, 2-2, tappa 5, elfi, crea un 7-7 E con beh, e 3, beh, e beh, e beh. ok. Male, non è. Arciere della punta benefica. Raggiungere detta, c'è ogni Attenzione. qualvolta un'altra creatura muore, ogni avversario perde una vita. Ah, tu mi fai Vratta e io ho lui in campo con 20 elfi. Questo è bellissimo perché ha La lampo e volpe. diventa piano piano grosso. Doubling Dublin Season, Season. bella, Questa è una delle bellissima, chicche del bellissima. mazzo. Sì, una classica full art. E potrebbe essere lo spoiler per un prossimo video di Moxie, ma Potrebbe. non vi diciamo niente. Guardate No, no. bene quest'art, guardate bene quest'art e fatevi i vostri conti. Primal, ok. Ah, è foil, Questa è è foil, foil, è questa è foil, è foil. foil. Scusate ragazzi, la qualità ovviamente non è altissima perché vi ripeto, mandandoli in direct su Instagram Si si abbassa un riduce. pochettino, ma va bene così. Noi stiamo qui, li guardiamo, reagiamo, vi diamo consigli, descriviamo, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, bellissima foil full Questa è art, bella, questa è bella molto bomba. bella. Primal Vigor, anche lei, penso, non ho, forse non sta più a qualcosa. Qualche tempo fa stava a qualcosa questa carta, comunque vite parallele. Questa ci sta sempre Queste un anche mazzo così. sono tutte le carte che fanno pedine. Sono schizzate, Ma cioè, però oddio, non a prezzi esagerati, ma 15, 20, 20, 25, 10, anche 30. 25, 30. Lo sappiamo perché Moxie sta costruendo un nuovo mazzo. Anche qui non Si anticipiamo dice. troppo. Amo questa carta, io Questa la sì. sto mettendo dovunque, veramente troppo, troppo forte. Più 2, più 0 agli elfi, incantesimo, Questa è molto bello. interessante, comunque. Corona di Scenfar, più uno, la creatura incantata, più uno per ogni elfo a raggiungere, paghi E 3, la la riprendi riprendi dal dal cimitero, cimitero. bella, bellina, carina, simpatica. Veniamo di Zanantica, gli elfi attaccanti hanno tocco E letale, beh. wow, ogni qualvolta un elfo muore, ogni avversario perde una vita, tu guadagni una Quindi c'è sempre vita, questo giochino bellissimo, il Blood Artist per gli praticamente. elfi. Rivendicazione delle liane s'approva. Questa la gioco da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Comunque, ogni qualvolta una creatura che controlli muore, guadagni un punto vita e peschi una carta leggermente forte, giusto? Leggermente Assassin's Assassin's Trophy. Trophy. Ci sta assolutamente bene, bravissimo. Putrefy, classico, altra emozione che non può. Mai mancare. E Imboscata imboscata elfica. elfica. Crea una pedina creatura guerriero elfo 1-1 per ogni elfo che controlli. Quindi Bella, puff, ci si sta, ci sta, moltiplicano ci sta. come. Oh, Oh, demonio cupo! beta, 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 beta. Ce l'ho anch'io un tramutante.
forse l'ho perso. No, in tramutanti, sono sicuro. Non so neanche più a quanto stia. Starà un millino, credo. Io l'ultima volta che avevo guardato stava a un millino, poi magari è sceso, salito. Comunque questo ovviamente mi sembra anche, Ben conoscendo, tenuto. conoscendo la bestia, Eh no? sì, eh. Direi che... No, bella carta, bello, bello, bello. Ripeto, non è ad alta qualità, ma mi sembra ben tenuto. È come il mio, anche il mio, bene o male, sono bravo, le tengo bene queste carte. Sì. Sì, Imperial Seal con la versione nuova di Double, cos'era? di Scusate un Double secondo. Double Masters. Masters, mi sembra. La Ta-ta-ta. topper di Double Masters. Sì, sì. Sì, l'arte estesa, bellissima. Non L'arte sono un amante di questa ristampa, però comunque estesa. è Ma una ci bella sta, carta. comunque è bella. Stagione raccolto, vittime di guerra, anche questa carta la amo, costa tanto, costa veramente Però fa tante tanto, cose. e quando fai tutto è anche soddisfacente, no? Su Arena è È bellissimo, ti troppo quittano bella. quando spacchi tutto, artefatto, creatore, incantesimo, terra, planeswalker, tutto. Passeggiata Passeggiata degli degli elfi, elfi. costo 4, stregoneria tribale, attenzione, non vedo, porta pazienza. Crea una pedina guerriero elfo, 1-1 verde per ogni elfo che controlli, quindi anche qui moltiplichiamo tutti gli elfi che E abbiamo. anche questo ritorno sulla marea mi piace come carta di Caldemio, rianimino che ho subito tenuto d'occhio da quando è uscito. Rimetti sul campo di battaglia una creatura dal tuo cimitero. Sei un elfo che ha due pedine elfo 1-1, soprattutto a Fortel, quindi la possiamo lanciare pagandola 4 al posto che 5, Ci sta, che ci sta. non è per nulla. Oh, beta! Beta, questo è beta, Avevo questo è detto io che beta. c'erano delle cose succose. Solring beta, questo è Questo è tanta bello, roba. Sì, Madonna, ragazzi. Ripeto, la qualità non è altissima, ma conoscendoti Vox so che è tenuta bene e comunque in qualsiasi caso, ragazzi, questo è un bel pezzo. Adesso non so neanche a quanto stia, mi spiace non poter dare una stima così sul momento, piuttosto vi metto un bannerino qua sì. sotto. Questo fa tutto il mazzo, veramente. Poi magari sta tanto quanto il demonico o meno il demonico, non lo so, sì, non ho idea di come siano i prezzi beta attualmente, Però però comunque è wow, una bella chicca. bello. E poi l'Arcane Signet dopo, che è il sostituto dei poveri ormai, di Però solito. è bello anche l'Arcane No, Signet, dai, l'Arcane Signet è una bomba, poverino. per carità. Giara della Serpe, costo 3. Ogni volta un elfo che controlli muore, esilialo. Paga due Attenzione. vite, fino a fine turno, puoi lanciare una magica creatura tra le carte esiliate con lui. Non è così brutto come No, pare, no, no, ragazzi. no. Bella, interessante. Oh, Una culla ok, di culla di Gea. gemma, non è foil. Ne vuoi una foil? Ne ho 4 e non le vendo. Quindi non Bella l'avrai da comunque, noi. no, quella di Gera. Oh, Yavimaiolu, ce l'ho foil anche questa. Belle però, tutte e due, ripeto, la Yavimaya è molto molto bella, veramente tenuta bene, spettacolare, tanta tanta roba. Quella foil sta tantissimo, questa qui non ne ho idea. Bella, Bella sta Boseiju Boseiju, così. sì. Bella, noi l'abbiamo sbustata foil al Turka Box e questa è foil full art, credo. Credo sia foil full art, ragazzi. Sembrerebbe di sì. Intanto abbiamo un Unlimited, abbiamo Bayou Unlimited, tanta... Ah! Ovviamente tutte le carte di Vox sono falze. Sono falsissime Falsissime. come la nostra credenza là in fondo. Lì è tutto Tutto falso. Ma di falso. questo parleremo in A tempo separata sede. debito, Comunque, le carte sì. false, no? Questa bellissima Bayou falsa di Mamma mia, sì, è Unlimited. falsissima. Bloodstained, ok. Fetch classicissima. Non so se sono salite o scese queste fetch, quelle vecchie. Non penso perché in realtà ce Non ne sono, diciamo. credo. Wooded Foothills, Verdant Questa è Catacomb. scesa, siamo Questa è sicuri. scesa proprio un pelo tanto. Pantano infestato, entra nel campo di battaglia tappata ed è Fede prendibile di fecciabile, fetch. tempio della Tempio della malattia, malattia, per ok, perfetto, direi che va profetizzare. sempre bene nei primi turni. I cancelli Cancelli sono bellissimi. sono doppie lande che vanno bene, anche perché in sto mazzo qui il giocare tante lande che entrano tappate è giustificato dalla presenza di tanti elfi che danno mana. Quindi il primo turno faccio landa elfo, secondo appoggio landa tappata, ma ho comunque due mana per È quell'elfo di vero. prima. Quindi in un mazzo così Si possiamo pareggia. permetterci di giocare tante lande che comunque entrano tappate, direi Overgrown Tomb. Assolutamente sì. Assolutamente perfetta. Fruttetto Fruttetto ripugnante. ripugnante. Che brutto, perché È ripugnante. Radura ripugnante. dei malevoli, non Malovoli. malevoli. Malovoli. Malovoli. Io Perché ci pensavo sono le male. uova. Ovo. No, aspetta, no, Sì. non voglio crederci. Eh sì, guarda, non ci sono delle. Magari una cavolata. Però ci sono delle. No, cioè, se è per quello io ribalto la scrivania. Spero di sbagliarmi. No. Non chiamatela malovolo perché ci sono gli ovvi. No, non Sì, fatelo. guarda, guarda. Ma no, No, sono sono fior. rocce. No, mi sa che questi sono uova. Fateci sapere nei commenti se sono Sì, uova. ma dopo... Boom! No, ste battute no. Comunque, dicevamo... Ah, bellissimo anche il tappetino sotto, il tappetino, la scrivania. Bellissimo, spettacolare, intanto. Mortificio Golgari, ok? Bounceland. Abbiamo poi La Conca cocca nella della giungla per giungla, far guadagni un guadagnare una punto vita. vita. Ma io le amo queste terre. Io le amo davvero tanto. Torre di Torre di comando. comando, ovviamente, bellissima.
Terre Selvagge, una che carta più continua a forte ripetere. della pre-release. Nelle pre-release queste carte vendetele a 20 euro perché ti fixano il mana, naturalmente, sai. Ok, siamo alle terre base, mi che, sembra foil questa sì, di dominare, e sì. Lui che, furbo, ci ha messo anche poi il counter delle terre, guarda qua, cioè... Bello, bravo. Hai visto che roba? Bravo, bravo, cioè, spettacolo, ha fatto tutto il lavoro al posto nostro. Ha fatto un lavorone! Ha fatto... Oh! Così! E ce lo butta dentro così! Madonna, no, beh, no, 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 un no, applauso. Un applauso, non forte perché sennò no, il microfono piano. Sbarella. Io direi che questo mazzo è stato bellissimo, il video è stato bellissimo. Non è un mazzo pimp, non è un mazzo... È un signor mazzo per giocare, un mazzo divertente. E ripeto, può essere, nel caso se non mi sono sbagliato che è un precon o quello che è, può essere una buona opzione per degli upgrade nel caso abbiate questo mazzo. Se siete interessati, piuttosto, passate sul canale di Vox, sui vari canali di Vox, troverete... e gli chiedete la decklist, gliela chiedete. Intanto troverete qui sotto in descrizione sia i canali YouTube che anche la pagina Instagram. Sì, noi mettiamo un po' di link, ragazzi, e speriamo domani di riuscire a fare qualcosa assieme, incastrando sempre i tempi. Ci sentiamo tipo tutti i giorni. Noi vi invitiamo di nuovo a lasciare un bel like, di arrivare ad almeno 100 like per un prossimo video. Ha laggato. Non mi ricordavo cosa Moxie devo lagga. Dire. Cosa devono fare? Uscirci i mazzi in chat. Uscirti. Se vogliono te lo escono a te il mazzo. Ma le chat sono doppie, le vediamo sia io che lui. Quindi no, non i è vero, mazzi... le vede lei e nel caso chiama me. Sai se ci fanno vedere il mazzo e poi alla fine al posto di buttarci Feldgriff ci... PUM! Non fatelo. Non o lo forse fate. Sì. Comunque ragazzi, trovate tutti i link dei nostri social ovviamente in descrizione, mi raccomando iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E detto questo possiamo salutarci, un bacione da Moxie. Ciao a tutti da Omega. Grazie a tutti e alla prossima.